Già, eccolo il polpaccio di Rodolfo Rombaldoni. Stava cominciando a entrare nel ritmo della Clima Mio, l'infortunio al polpaccio lo ha tolto nuovamente dalla squadra. Questi due quintetti, Marco Tuscek nei primi cinque, c'è stato un mezzo ripensamento, si pensava che Tonolli sarebbe entrato, però Tuscek ha qualche problema alla schiena, avere i muscoli caldi può essere utile. Beh, certamente può essere la cosa scatenante, credo che poi comunque nell'economia della partita l'uno o l'altro o chiunque altro sia in quel ruolo lì si alterneranno. Certamente partire con il muscolo già caldo è un vantaggio. Naturalmente ci sono Edney Hopkins per coach Pesic, altrettanto naturalmente c'è Gianluca Basile insieme a Ruben Douglas, che è la bocca da fuoco principale a questo punto per la squadra di Yasmin Rebesha. Dovranno lavorare molto anche i lunghi della Fortitudo per metterlo magari nelle condizioni di uscire bene da un blocco, ricevere con i piedi a posto e avere lo spazio necessario per fare canestro. Halliwell e Bagaric saltano per la palla 2 e Bagaric a toccare. È della Clima Mio il primo possesso di gara 1 di semifinale. Proprio Basile a lavorare contro Tyus Edney, loba a pescare Bagaric che con qualche difficoltà riceve, poi Mancinelli di Bimane i primi due punti con il punto esclamativo. Beh, come sempre accade, la prima palla va in post basso, l'allarme della difesa è tutto lì, Bagaric è stato così scaltro da non voler chiudere ma cercare l'uomo più libero, guarda caso sotto canestro. La ricezione di Edney, molto aggressivo Douglas nei suoi confronti, troppo aggressivo nell'interpretazione di Paolo Taurino, primo fallo per Ruben Douglas e rimessa laterale per la Lottomatica. Ovviamente si cercherà di andare spesso da Tyus Edney per far spendere dei falli agli esterni bolognesi. Eccolo Edney in palleggio, la ricezione con spazio per Tuscek, Halliwell schiaffeggia nelle mani proprio di Edney che si butta dentro, nessuno tocca, la palla è persa proprio dall'ex Benetton, anche se vedete dall'espressione di Edney non è molto d'accordo. Nel marasma di braccia e di mani, onestamente da questo replay non si poteva capire cosa fosse successo. Il palleggio insistito per Gianluca Basile, pronto a portargli il blocco Smodish, momentaneo cambio, ma poi ovviamente Edney deve tornare su Basile. Smodish parte uno contro uno, cerca lo scarico, trova un'intercettazione da parte della difesa, la rimessa è per la Clima Mio con 7 secondi sul cronometro. Clima Mio che in queste prime azioni cerca comunque di andare vicino a canestro il più possibile, adesso però il tiro arriva dalla lunga distanza ed è Mattias Smodish a metterla, prima tripla della gara. E anche in questo caso onestamente Roma ha un po' lasciato perdere in 7 secondi, che erano quelli necessari per andare al tiro, una possibilità che la Clima Mio ha sfruttato perfettamente. Non viene sfruttata invece l'uscita dai blocchi di Hawkins dall'attacco Lottomatica, Tyus Edney ancora una volta uno contro uno con Basile che sta magnificamente con lui, poi il tiro dalla lunga ancora per Tuscek, 0-2 per lui, cerca la transizione Douglas, gliela nega Edney, si lavora contro la difesa schierata, Basile sul pick and roll, arriva il fischio arbitrale, Hawkins ha voluto passare dietro con Basile ma gliene è incolto, fallo per Hawkins. Beh sì, c'era stata una richiesta anche in precedenza, in quest'ultimo caso il fallo mi è sembrato di quelli, diciamo così, su cui si può anche sorvolare, però essendo che è a discrezione dell'arbitro, l'arbitro ha deciso di non farlo e quindi ha ragione lui. Gianluca Basile perde per un momento la maniglia ma riesce a recuperare il possesso, poi va da Douglas sul quale però esce con i giusti tempi Hawkins, la linea di fondo di Douglas che va ad ingamberarsi, cerca di passare dove spazio non ce n'è, palla persa per Douglas che fa il paio con quella di Edney in precedenza. 2 minuti se ne sono andati nel primo quarto e la Lottomatica non è ancora riuscita ad arrivare al canestro. Righetti aspetta l'uscita di Hawkins inseguito da Douglas, blocchi anche per Edney che però non riesce a liberarsi, la partenza di Hawkins, lo scarico per Tuscek che ha ancora lo spazio, va lungo, Ellie vuole ancora molto utile a rimbalzo d'attacco, si libera di Vujanic, gran giocata di Wade Halliwell. Ma quando c'è un attacco ben formato, ben creato, come è stato fatto da Hawkins, è tutto merito suo,
si crea un tiro tale per cui la difesa è forzatamente in posizione non corretta. Bagaris doveva essere un pochino più portato verso l'aiuto e si è trovato sotto canestro, questo ha portato al rimbalzo di Eliwick, che peraltro è stato bravissimo poi nel concludere prima che nel prendere. Prenderla forse l'avrei presa anch'io a 2-16, poi fare canestro davanti a Bagaris ci vuole anche abilità. 7 minuti e mezzo da giocare, la rimessa da fondo con cronometro riciclato per la Clima Mio, Mancinelli con lo scarico per Bagaric che non va, ma proprio con la punta delle dita Stefano Mancinelli mette il suo quarto punto personale, sempre più 5 per la Clima Mio, e Mancinelli ha avuto un avvio di partita davvero notevolissimo, non soltanto in attacco ma anche difendendo su Righetti, il quale praticamente non ha ancora toccato un pallone giocabile dall'avvio della gara. Adesso arriva un altro fischio arbitrale, c'è il fallo per Smodish nei confronti di Tyus Edney, i falli di Smodish un altro fattore da tenere d'occhio nella partita. Beh, come si dice nei libri, vedasi sopra, ovvero sia un fallo su cui era possibile sorvolare come quello precedenza, però se l'arbitro se gli arbitri hanno deciso di tenere questo metro, ed sarà così fino alla fine, niente da dire, decidono loro come si deve giocare la partita, e tenerla sul piano della correttezza mi sembra un'ottima idea. Il primo tiro di Hawkins è forzatissimo e sbagliatissimo, Bagaric prende il tiro con Eliwell che voleva il fallo terminale, arriva il canestro e ce n'è per 3. Sì, è assolutamente mal fatto da Eliwell, cioè nel momento in cui non fai il fallo terminale e sei corretto sportivamente come sei stato, allora proprio non rischiare neanche di regalare un possibile tiro libero. Però devo dire che comunque la penetrazione con l'ob di Basile era una di quelle cose che la difesa subisce a prescindere. Questo è il quinto tiro libero a segno nei playoff per Dalibor. Bagaric su 9 tentativi, supera quindi questa sera il 50% dalla lunetta. Adesso il recupero per la difesa di Smodish che poi va da Basile, è rientrata la difesa romana, il pick and roll alto è proprio per il Baso, Smodish riceve, la palla non va e il rimbalzo è di Tyus Edney che vola a recuperare il pallone, poi il pick and roll con Tushek, il tiro cadendo indietro contro Smodish, in questo caso gli spegne la luce Smodish che poi dall'altra parte va in contropiede, ma attenzione, fallo in attacco per il rientro difensivo di Righetti, secondo fallo di Mattias Smodish. È brutta notizia per la Fortitudo, certamente questo è un fallo di difficile valutazione, come altrettanto certamente Mattias non ha fatto niente per evitare il contatto, quanto poi fosse già lì il difensore, questo è abbastanza difficile da decidere secondo anche il replay che abbiamo visto, ciò non toglie che il secondo fallo è grave. Parliamo di attacchi equilibrati, lo facciamo con l'aiuto della nostra lavagna, parliamo dell'attacco di Roma, come aveva già accennato in precedenza Franco Casalini. Guardate qui, c'è la ricezione per David Hawkins, ma su di lui l'uscita di Douglas è efficace. Hawkins finta il tiro, va in penetrazione e a questo punto semina Douglas che perde completamente il contatto con il suo avversario. Hawkins si vede chiuso, va da Tushek, qui c'è un eccellente tiro per Tushek perché guardate la spaziatura dopo il raddoppio su Hawkins, il tiro per Tushek c'è, è buono, non va, ma a questo punto Bagaric è altissimo sulle ginocchia per andare a rimbalzo, dietro di lui c'è Halliwell che è sufficientemente rapido da capire che riesce a togliere il tempo a Bagaric e poi bravo lui, come diceva in precedenza Franco Casalini, a fare canestro. Sì, proprio vista scomposta negli atomi, nelle molecole, tutto nasce però da un errore del mio idolo, ovvero sia Ruben Douglas, lo dico con dolore perché come si sa è uno dei miei giocatori preferiti, ha fatto una difesa diciamo così a livello cadetti e scadente, ecco. L'attacco per Roma con Edney, il suo scarico, la palla arriva a Righetti e il tiro è eccellente per Roma, ancora Halliwell con il terzo rimbalzo d'attacco, il fallo questa volta di Dalibor è terminale nei confronti di Halliwell, noi andiamo dai nostri bordocampisti. Per quanto riguarda Pesic ovviamente l'intensità che manca alla squadra non è questa la maniera per cominciare le semifinali, nessuna velocità, nessuna intensità né in attacco né in difesa, dobbiamo giocare di più con il nostro pick and roll e soprattutto liberare al tiro Righetti che ha fatto il primo tiro nell'azione scorsa. Bagaric ha eseguito quello che ha chiesto Repes, se non riusciamo a prendere il rimbalzo possiamo spendere un fallo, non abbiamo ancora speso il bonus, in attacco vuole se non si riesce a fare contropiede giochi semplici.
semplice come quello di Righetti, che palleggia, si arresta e mette i primi due punti della sua partita contro la zona fronte pari della Clima Mio. Adesso Edny cerca di infastidire Basile, l'uscita di Douglas, la palla schiacciata a terra per Mancinelli, gran passaggio di Mancinelli per Bagaric, mamma mia il mancio, che inizio di partita. Ma non so se dare 10 al passaggio e 9,5 al gancio in mezzo area, che non è facile, o viceversa, è stata un'azione eccellente da parte dei due. Quinto punto per Bagaric, terzo assist di squadra per la Clima Mio, ancora zero per la Lottomatica, che adesso perde palla con David Hawkins, infrazione di passi per lui. In effetti anche il movimento di Bagaric è stato assolutamente pregevole, altra palla persa per la Lottomatica, dalla quarta della gara. Basile comincia l'attacco per la Clima Mio, la palla schiacciata a terra per Mancinelli, è difficile da gestire, ma arriva l'intervento falloso per Alex Righetti, arriva anche il quarto fallo di squadra per la Lottomatica, hanno dato retta al loro allenatore. Ma direi di sì, si nota anche una certa differenza proprio nella spaziatura dei due attacchi, i bianchi sono sempre più distanti gli uni dagli altri, i blu un po' meno, e questa credo che sia una delle chiavi di questo inizio di partita. Ancora un fischio arbitrale, ancora un fallo, questa volta segnalato dall'arbitro Chiari, il fallo in attacco per Dalibor Bagaric ed è il secondo fallo personale per il numero 11 in maglia bianca, è anche il secondo fallo in attacco che viene fischiato alla Clima Mio. È il secondo ai due lunghi, secondo di Smodis, secondo di Bagaric. Il primo di Smodis era inevitabile, nel senso che il giocatore non può controllare in quell'occasione se far fallo o no. Questo invece, al di là del fatto che non possiamo dire quanto fosse giusto o no, è comunque evitabile nel non rischiare di fare un fallo di quel genere per un giocatore della sua importanza. Ugo Sconocchini contro Douglas, il tiro cadendo indietro non va, ma ancora una volta il rimbalzo d'attacco funziona ed è dell'ex di turno Thomas Van den Spiegel che entra in campo per la Lottomatica dopo un periodo di assenza davvero infinito. Basile chiuso molto bene da Tuscek, riapre per Douglas, la palla arriva nelle mani di Bagaric che fronteggia Van den Spiegel, il movimento di Bagaric non è bellissimo da vedere, ma frutta ancora un fallo per la difesa proprio di VDS. Però è coraggioso, fronteggiare il canestro non è proprio il suo, invece lo ha fatto addirittura con virata, poi il fallo di Van den Spiegel mi è sembrato, devo dire che il metodo di arbitraggio finora è coerente, quindi al di là del fatto che si sia o meno d'accordo bisogna assolutamente approvarlo e elogiarlo, perché se il metro è coerente, ovvero sia fischiare in questo inizio di partita tutto ciò che può essere anche solo dubbio, vuol dire che va bene, e in questo caso si è visto un'azione coerente con tutte le altre. Si è tanto parlato dell'amicizia fra Van den Spiegel e Gianmarco Pozzetto, avete visto la scritta proprio sulla scarpa di Thomas Van den Spiegel, Poz il numero uno per lui, questa dedica, l'attacco per la Lottomatica, doppia uscita, Righetti Tuscek sceglie di andare da Righetti, Tyus Edny, e fa bene perché Righetti trova spazio sulla linea di fondo per due punti che rimettono la Lottomatica sul meno 4, ma soprattutto mettono Alex Righetti nella partita. Righetti che adesso si trova davanti a Mancinelli, gran taglio backdoor di Dalibor Bagaric che anche senza palla adesso si sta muovendo molto bene. Molto bene, e senza palla è lodevole, il fatto di intanto che riceve la palla, vedere cosa sta facendo il difensore lo è ancora di più, perché questo gli ha consentito di riconoscere, leggere, fare la finta e liberarsi per la facile schiacciata. Gianluca Basile per Douglas, sul quale lavora Ugo Sconocchini, sempre difesa individuale la Lottomatica, sprazzi di zona fronte pari invece per la Clima Mio, ancora Douglas in palleggio, voleva che la palla arrivasse a Mancinelli, non c'è riuscito, si butta dentro, parte Roma, non ha i numeri però per il contropiede, Righetti dalla lunga, si vede sputare il tiro dal ferro e Bagaric è pronto a recuperare il rimbalzo, in questo caso un po' di sfortuna per la Lottomatica e Basile può ricominciare a lavorare, un solo errore da due per la formazione bolognese che torna dal suo centro
altro fallo subito da parte di Dalibor Bagaric, il cui fatturato è di 7 punti e 4 falli subiti. Mica poco in 8 minuti, anzi 7 minuti e mezzo di gioco. Mi sembra che ormai l'acquisizione di Bagaric come perno della squadra in quel ruolo lì è assolutamente assodata, però il fatto che venga usato così spesso vuol dire che i ragazzi, cioè i compagni suoi, hanno una fiducia smisurata in lui e non posso dargli torto. Dalibor Bagaric, che fino adesso ha messo uno dei tre liberi tentati, come detto, nei quarti di finale. Fino a questa sera aveva viaggiato con il 50%, in stagione regolare con il 62,3, 33 su 53 tentativi in 34 giornate di campionato. Adesso segna dalla lunetta e con l'ovazione del Paladozza va a prendersi un po' di riposo. Era Zem Lorbeck in campo. Beh, mica uno qualunque, la stella emergente dell'Eurolega, mi sembra che sia un discreto cambio. E devo dire che questo che è ovviamente un cambio a lunga scadenza, diciamo, di quelli che si fanno per mettere in partita i giocatori della panchina al di là della necessità impellente, permette comunque alla Clima Mio in teoria di non perdere assolutamente nulla. Anche Barton in campo, si schianta con Edny e ne beneficia la Clima Mio, che recupera un altro pallone, e le palle recuperate della Clima Mio fino a questo momento sono una delle chiavi del vantaggio fortitudino. Non c'è il canestro di Capitan Basile, alla sua 67esima presenza nei playoff, record per la Fortitudo. Sconocchini si arresta con difficoltà, poi cambia il passo e segna un canestro che richiede una discreta, come si può dire, amicizia con il pallone. Con il pallone e con il piede perno, perché ha fatto un arresto con passo e tiro di categoria assolutamente mondiale, come è lui, direi anzi quasi olimpica, non so perché mi viene. Chissà come mai ti è venuto in mente. Dall'altra parte a restituire il favore Lorbeck, corre Roma, ma corre anche Mancinelli che stoppa clamorosamente Barton. Il recupero è però per la Lottomatica, Barton ha lo spazio, questi ferri li conosce a memoria, la tripla di Lubos Barton. E come spesso accade nelle transizioni strane, stoppata, vado io, vai te, vai su, vai giù, poi se capita che uno di un eccellente tiratore non è marcato, quello lì facilmente fa un canestro. Sono cose che esulano da qualsiasi scelta strategico-tattica e casualità. Mamma mia, Stefano Mancinelli, un primo quarto notevole per lui. Douglas sullo scarico di Basile, altra tripla a segno. Ruben Douglas si iscrive al Festival del Tiro da tre, 2 su 4 per la Clima Mio, 1 su 6, fate 1 su 7 per la Lottomatica, che trova però il rimbalzo d'attacco di Tyus Edney. Chiedono a gran voce un fallo in attacco dalla panchina e dalle tribune, come sicuramente potete sentire, del Paladozza. Ancora Basile contro Edney che gli tocca il pallone, poi si fa ingolosire e commette fallo. Ah, questo è inevitabile, quando il giocatore vede la palla lì a disposizione non si ha stratenersi e commette dei falli che in questo caso specifico, vista anche il giocatore deve sentire l'atmosfera prima, quel fallo lì poteva anche essere sanzionato, quello in attacco intendo, non stare a sfidare l'arbitro, che naturalmente lo fa a prescindere da quello che è successo prima. Gianluca Basile in lunetta è uno dei migliori tiratori di liberi in Eurolega, a lungo ha viaggiato con il 100%, invece in stagione comunque ha chiuso con il 90,2, invece in campionato il 77,4% su 93 tentativi, in questo caso va con il 2 su 2. Clima Mio che si porta nuovamente sulla più 6, l'Automatica con 2 secondi di differenza fra il cronometro del 24 e quello del primo quarto, la ricezione per Sconocchini, cambio di difesa, gli porta Lorbeck sulle piste, arriva il fischio arbitrale, il fallo è per la difesa Clima Mio. Pick and roll con Van den Spiegel, l'ho già vista questa scena, Franco. Forse in questo palazzo? Forse in questo palazzo, e comincio a pensare che ci fosse però Pozzecco spesso a fare la parte del palleggiatore. Naturalmente stiamo scherzando.
scherzando, però su Van den Spiegel e il pick and roll sono state scritte pagine e pagine di storia della pallacanestro. Parlavamo in precedenza, abbiamo parlato dell'attacco di Roma, parliamo dell'attacco invece di Bologna e facciamolo ancora una volta con l'aiuto della nostra lavagna, perché in precedenza abbiamo visto come Bologna sia in grado di attaccare con gli spazi giusti. Purtroppo non abbiamo le immagini a disposizione, quindi rimaniamo sul campo. 23-17 per la Clima Mio nei confronti della Lottomatica. Yasmin Repescia ha visto la sua squadra capace di grandissime accelerazioni, ha visto la sua squadra che ha un notevole contributo dai suoi lunghi, ma che non riesce a scrollarsi di dosso Roma. Beh, ma non è neanche credo possibile pensarlo, stiamo parlando di due squadre di altissima lignaggio tecnico e carismatico, è impensabile che ci possa essere un break se non in casi talmente eccezionali che non va neanche la pena di mettere a statistica, però devo dire che fino a questo momento mi è piaciuta molto di più la Clima Mio in attacco e mi è piaciuta molto di più la Clima Mio la Lottomatica in difesa, il che è un paradosso e quindi probabilmente ho detto una scemata, però così questa è la mia impressione. E un boato accoglie l'errore al primo tiro libero per Thomas Van den Spiegel, che sbaglia anche il secondo, rimbalzo è per Basile, ultimi 9 secondi del primo periodo di gioco, il palleggio per Basile che chiude il palleggio in modo inopinato, poi la palla arriva comunque in angolo per il tiro da 3 con cui Martin Rancic chiude il suo primo quarto. L'Ave Maria di Sconocchini arriva al ferro, Rancic con la tripla del più 9 Clima Mio, 9 i punti di Dalibor Bagaric in un eccellente primo quarto di gioco, così come molto bene Mancinelli con 4 punti, dall'altra parte 4 per Edni, 4 per Righetti, per il momento non pervenuto sulla gara David Hawkins. 26-17 per la Clima Mio sulla Lottomatica dopo il primo periodo di gioco. Una Clima Mio che fino a questo momento ha avuto uno straordinario apporto da Dalibor Bagaric, che però ha anche 2 falli a carico, così come 2 falli a carico Mattias Smodis. Lottomatica che fino a questo momento non è riuscita a far entrare nella gara David Hawkins, che in 6 minuti di partita ha messo 0 punti con un tiro e non ha fatto assolutamente nient'altro. No, ha fatto quella penetrazione che hai mostrato in lavagna. E a memoria certamente non un impatto come era plausibile attendersi da lui. Devo dire che sul piano strettamente dell'efficacia, lo stesso Tyus Edney, perché ha la palla, per forza la palla ce l'ha lui, lo si vede, però non ha avuto l'impatto che ha avuto in altre cose. Quindi credo che se da un lato questo è benaugurante per Bologna, che ha fatto un buon lavoro, dall'altro anche per Roma, perché solo sotto di 9, malgrado questo. C'è Bonora in campo con Hawkins, Sconocchini, Van den Spiegel e Barton che riceve in questo momento per la Lottomatica. Lorbeck sporca il possesso a Sconocchini che trova lo scarico per Van den Spiegel e va a mettere la bimane. Douglas insieme a Basile, Belinelli entra nella partita e Rancic per la Clima Mio. Sentiamo cosa hanno chiesto gli allenatori dai nostri bordocampisti. Aspettiamoci molta più aggressività in difesa sulla palla, specialmente come sta facendo adesso Bonora su Basile, e soprattutto bisogna segnare punti in contropiede, senza fare punti in contropiede non possiamo vincere questa partita, ha detto Pesic. Repescia ha parlato con Belinelli, ha detto di pressare alla morte Bonora, ha detto addirittura cerca di prendere sfondamento quando Bonora usa tanto la mano. Per l'attacco ha chiesto di cercare Lorbeck dentro l'area. Esce intanto Ruben Douglas, rientra Stefano Mancinelli, anche per Douglas 2 falli a carico. L'attacco della Clima Mio passa proprio per le mani di Mancinelli, chiuso molto bene in questo caso da Hawkins, la riapertura per il tiro di Lorbeck che non va, Hawkins vola a rimbalzo e guida la transizione per i suoi contro. Stefano Mancinelli tiene il contatto di corpo, poi però chiede un po' troppo alla sua potenza fisica e sbaglia dall'altra parte la transizione rapida per Bologna, il tiro da 3 del capitano fortitudino Gianluca Basile è sbagliato, poi Hawkins cerca di ripartire, Belinelli spezza il ritmo forsennato di questo avvio di periodo con il fallo. Beh, ecco forse uno degli aspetti
per cui la mancanza di Vujanić sarà sentita dalla clima mio. Il tiro di Basile, il secondo tiro che prende da tre, se non erro, in questa partita, tutte e due nascono dal fatto che per una transizione, motivo per l'altro, non ha portato lui la palla. Naturalmente, diminuendo il numero di tiri, diminuisce anche la frequenza e l'attitudine al tiro, e quindi anche la percentuale. Hawkins si butta ancora una volta dentro e questa volta subisce il fallo nettissimo di Stefano Mancinelli. La sensazione è che lo stesso Hawkins senta il bisogno di entrare nella partita. Due possessi, due volte si è scaraventato dentro. Beh, ma io credo che un pochino di tassa a un ragazzo di 22-23 anni, fra poco, prima volta una semifinale a questo livello, si debba dare. È apprezzabilissimo da questo giovanotto il coraggio che non gli manca, lo si vede anche da come si è buttato dentro, a prescindere dall'ultima stoppata che ha preso. Vuol dire che è uno che ha i cosiddetti attributi. Sbaglia però dalla lunetta, il rimbalzo è di Rancic, si allunga la difesa di Bonora a disturbare la discesa di Basile, poi la palla recuperata da Roma, rirecuperata da Mancinelli. Parte l'Orbeck, bruttissima cosa, ma il possesso torna nelle mani di Bellinelli e il canestro è valido sull'interferenza di Ugo Sconocchini. Qui si è visto tutto il bello e il brutto della pallacanestro. Palle perse, recuperate, riperse, recuperate. Qui una roba orrenda di Lorbeck che non sapeva bene cosa fare. Morale, i due punti sono arrivati per Bologna. Sì, poi non si è acceso il tilt del flipper e quindi il canestro è valido. Sì, veramente, sembrava quasi un flipper. Sconocchini si fa tutto il campo stoppato in stereofonia da Rancic e Lorbeck. Il recupero è per Rombaldoni che porta palla proprio contro il campione olimpico con la nazionale argentina. Ancora il palleggio di Rombaldoni, ultimi 11 secondi dell'attacco bolognese, un po' statico in questa situazione. Lorbeck trova però un eccellente scarico per Bellinelli che dalla lunga distanza sporca il suo score e poi costretto all'infrazione di passi Davide Bonora. Altra palla persa per la Lottomatica, momento stratopico della partita. Beh, quella lì, l'ultima che abbiamo visto in attacco, è stata una giocata fantastica. Età media 12 anni e mezzo dei due, mi sembra che sia molto ben augurante per la clima mia. L'apertura ancora per il tiro di Martin Rancic che balla sul ferro e il rimbalzo è per Van den Spiegel. Sconocchini è già dall'altra parte, altra stoppata di Mancinelli. Questa volta però è fallosa nell'interpretazione di Giampaolo Cicoria. Vedete Mancinelli non particolarmente d'accordo. Andiamo a rivedere il corpo di Mancinelli in palla l'immagine. Ecco, da qua probabilmente si può vedere, sì, c'era un po' di cuoio, ma c'erano anche le braccia di Ugo sotto. Beh, indubbiamente ha abbassato il braccio con molta veemenza Mancinelli. Ora, se l'arbitro è lì a un centimetro, può riconoscere quanta percentuale di cuoio ci fosse. Dalla distanza arbitrale mi sembra che è difficile pensare che non venga fischiato un fallo. Lorbeck invece si lamentava di un gomito proteso dall'altra parte, di questo naturalmente va reso conto, ecco. Ugo Sconocchini beccato dai tifosi bolognesi dopo che in Coppa Italia aveva loro rivolto un gesto che voleva dire andate a casa, dopo essere stato sostanzialmente il fautore della vittoria romana. Rombaldoni in palleggio contro Davide Bonora, va in una situazione complicata da Mancinelli. Mancinelli contro Hawkins, arriva l'aiuto ma lo scarico per Rancic c'è, errore abbastanza strano per Rancic che era in totale solitudine sotto il canestro. Hawkins costretto a riaprire per Sconocchini, non c'è contropiede su nessuno dei due lati del campo. Questa è la prima cosa sulla quale hanno lavorato i due allenatori per preparare questa partita. Barton contro Rancic, l'intervento di Rombaldoni che poi riesce a tenere il palleggio, a servire Mancinelli, la schiacciata di Mancinelli, eccolo il contropiede. Dunque, prima cosa, Mancinelli è ormai diventato la trave della squadra, è l'unico che non è ancora uscito. Secondo, questo qui era un no look che se lo fa Jasikevičius, ci alziamo giustamente in piedi. L'ha fatto Rombaldoni, mi alzo magari solo io, ma mi alzo in piedi. Diciamo che ci alziamo in due, Franco, perché quello che è successo in questa azione è davvero qualcosa di
straordinario. Avevamo appena detto niente punti in contropiede, ne sono arrivati due da 10 giochi della settimana e direi anche da zone alte della classifica. Altro fischio arbitrale, questa volta però per un fallo in attacco, che viene segnalato a Stefano Mancinelli. Qui andiamo a rivedere invece quello che Stefano ci ha fatto rivedere in precedenza e ci ha fatto brillare gli occhi. Sì, è stata un'azione giocata con una tale velocità, fra l'altro nasce anche da un recupero formidabile di Rombaldoni, sono molto contento per lui, perché non dimentichiamo anche Rombaldoni, di, forse dico una scempiaggine, ma non credo, è esordiente in una semifinale di playoff, tanto quanto Hawkins, il che significa entrare subito in questo clima. Beh, questo ha giocato una finalina olimpica, se vogliamo, esatto. Non è proprio di primo pelo, però non è la stessa cosa, è comunque una cosa, una atmosfera diversa, molto più sanguigna qua. Non è esattamente un esordiente, ma è comunque un ragazzino. Stefano Mancinelli ha cominciato la partita piazzando una bimane, adesso ne ha appena piazzata un'altra in contropiede su questa cosina di Rodolfo Rombaldoni. L'atletismo non gli è mai mancato, il coraggio non gli è mai mancato, adesso però sta facendo scappare la clima mio. Beh, posso aggiungere due cose? Primo, di tutte queste bellissime cose io ricordo il passaggio a Bagaric per quel gancio, che la cosa che mi sembra più, diciamo così, diversa dal solito, la schiacciata me l'aspetto da lui. Secondo, abbiamo detto Hawkins è giovane, sai, è il semifinale, sì, ma lo marca Mancinelli anche, che è più giovane di lui, quindi se non ha fatto c'è anche il marcatore lì. Infatti noi parliamo tanto dei 22 anni di Hawkins, beh, Mancinelli non ne ha esattamente 32, è anche lui alla stessa età ed è un giocatore che ormai siamo abituati a vedere sui parquet, per cui viene considerato quasi un veterano, ma è tutt'altro che un veterano. Tyus Edney in palleggio, rientra in campo per coach Pesic, è entrato anche il capitano Alessandro Tonolli. Hawkins riceve, su di lui c'è Rombaldoni, schiacciata a terra per Tušek, che deve lavorare contro l'orbe, che contro l'aiuto di Gianluca Basile, la stoppata è proprio di Tušek, i 24 secondi se ne vanno senza che nulla sia successo. L'azione difensiva di Gianluca Basile straordinario. È stata un'azione difensiva la cui punta è stata quella di Basile, ma che è stata costruita da un gioco di squadra molto ma molto ben orchestrato. Devo dire, c'è sempre anche la compartecipazione degli avversari, perché ci sono andati a cacciare in un vicolo cieco qua alla fine dei 24, però ciò non toglie che è la difesa che l'ha fatta andare lì. Infrazione di passi, adesso fischia Roberto Chiari per proprio Rodolfo Rombaldoni, la rimessa nuovamente per la Lottomatica. Siamo nei playoff e tante volte le palle perse arrivano nel modo più inatteso e sono già 7 per la Climamio, 9 per la Lottomatica. Hawkins gladiatorio in questo caso, così come Tonolli che recupera il rimbalzo d'attacco. Edney scarica per Tonolli che riceve male, lavora contro Cotani, scarica per Edney, il tiro da 3 di Tyus Edney per la serie. Scusa, potresti risolverci un problemino? Sì, oppure per la serie. Oh ragazzi, ci sono anch'io, sono entrato in partita e questa non è esattamente una buona notizia per la Climamio. No, non potrebbe essercene una peggiore, perché sappiamo quanto Roma dipenda da Tyus Edney. Non potrebbe essercene una migliore invece ovviamente per la formazione di Svetislav Pesic, che può tornare in attacco dopo l'errore di Bellinelli. Eccolo Edney che si butta dentro, lo scarico è per Tonolli che prende il tiro però fuori dal ritmo dell'attacco e lo sbaglia non di poco. Rombaldoni torna in attacco con l'aiuto di Cotani, va da Bellinelli sul quale lavora Scolochini, pronto il piccherò laterale, il cambio porta Tonolli sulle piste di Bellinelli che si allarga, altro piccherò per lui, 6 secondi per andare al tiro. In questo caso Bologna ha organizzato un po' pochino, il fischio arbitrale arriva molto molto prima della stoppata, il fallo è per Ugo Sconocchini, abbraccio fra Cotani e Tonolli, di sventole come queste se ne vedono parecchie nell'arco di una partita. Però nelle partite di playoff la cosa fondamentale, l'hai detto anche tu Franco, è lavorare nel modo giusto in difesa. Andiamo a rivedere proprio quella famosa difesa della quale parlavamo in precedenza e nella quale soprattutto si è evidenziato Gianluca Basile. Facciamolo con l'aiuto della nostra lavagna, una difesa che funziona, quella della Climamio in questa situazione. Andiamo a rivedere.
Sconocchini in attacco, arriva il pick and roll, guardate, per un momento su Sconocchini in palleggio c'è l'aiuto di Simone Cotani che gli nega questa direttrice ma lo costringe a passare al largo, e questo già fa perdere tempo all'attacco di Roma. Sconocchini si allarga, il passaggio è in angolo, a questo punto si vuole andare in post ma il difensore è comunque pronto a stare con il suo diretto avversario. La palla arriva a Tušek in una situazione complicatissima, Tušek palleggia, fa passare il tempo ed ecco il momento chiave, non solo l'uomo di Tušek ma anche Basile va ad aiutare con i tempi giusti e a questo punto arriva la stoppata, arriva la difficoltà per Roma, arrivano i 24 secondi. La difesa spesso è l'uomo giusto in quella frazione, in quella precisa piastrella, così ha fatto Basile che ha letto il tempo che mancava e l'unica possibilità che aveva Tušek in quel momento lì, che era quella di tirare, e questo lo ha portato a fare l'azione decisiva. Se Rombaldoni fosse stato alto 3 metri probabilmente avrebbe potuto prendere questo passaggio skip, così non è, andiamo a sentire i nostri bordocampisti. Aspettiamoci un coinvolgimento maggiore in attacco da parte dell'automatica per Edney, ovviamente probabilmente ha sentito quello che aveva detto Franco prima perché vuole coinvolgerlo in attacco soprattutto nell'uno contro uno, lasciandogli un quarto di campo libero, ovviamente se non c'è contropiede che è sempre la prima opzione. Repesce si è concentrato sull'attacco, ha detto vi sto chiedendo da tempo meno palleggio e più passaggi e il ribaltamento del pallone, poi ha chiesto a Cotani di andare a rimbalzo offensivo. Cotani è un po' il Van den Spiegel in maglia Clima Mio, un giocatore che ha sostanzialmente passato l'intera stagione lontano dal parquet, qualche breve apparizione però una stagione costellata da problemi fisici e quindi ovviamente una enorme difficoltà ad entrare nel ritmo di una partita. Adesso però riesce a recuperare un valido rimbalzo difensivo, ultimi 4 minuti e spiccioli del primo tempo. Basile si butta dentro, riapre per Rombaldoni, riceve nuovamente dall'angolo e a proposito di mattonelle, Gianluca Basile. Esatto, è quello che dicevamo prima, riuscire a portare la palla e ricevere per un tiro significa che non è forse un caso, lo ha fatto quando c'è in campo l'altro playmaker, ovvero Rombaldoni, anche se il movimento era puramente giorgevicciano. Eccolo Rombaldoni in palleggio, c'è un fischio lontano dalla palla, vediamo che cosa segnala l'arbitro Cicoria, segnala un fallo difensivo per Alessandro Tonolli e per il numero 8 della Lottomatica, si tratta del secondo fallo personale, rimessa da fondo per la squadra di Repescia e chiaramente il cronometro dei 24 che viene riciclato, la ricezione per Douglas, poi Smodish cede a Basile. Inizia adesso l'attacco della Fortitudo con il pick and roll di Basile che vede lo spazio, lo occupa, riapre per Cotani che ha tutto lo spazio del mondo, contatti clamorosi sotto il canestro per il rimbalzo e dal lato debole arrivano 2 punti facili. Hawkins dall'altra parte non trova spazio per la transizione, si continua a lavorare contro la difesa schierata. Dopo quel brano di zona Repesce è rimasto da allora sempre uomo, Hawkins approfitta della scivolata di Lorbeck e mette il secondo canestro dal campo della sua partita. Diciamo che è il primo canestro alla Hawkins dei quarti di finale questo qui. Il fatto che fosse caduto il difensore non so quanto sia stato casuale quando invece sia stato costruito proprio dallo stesso Hawkins. Qui un grande Cotani sotto canestro. Non riesco a capire quale meccanismo difensivo avesse portato Edney a difendere sulla ricezione spalle a canestro di Cotani. Ovvio che Tyus Edney non potesse fare alcunché per fermare il suo avversario. Righetti adesso prova ad andare via proprio a Cotani, ci riesce nonostante l'aiuto di Lorbeck, va a forzare il tiro e ha ragione lui perché lo mette a segno. Basile in palleggio contro il disturbo di David Hawkins, 7 di vantaggio per la Clima Mio che è stata anche sul più 12 in avvio di secondo periodo. L'errore per Basile, in questo caso non c'era nessuno a rimbalzo, un tiro completamente fuori dagli schemi. Righetti per Hawkins, chiama tutti alla calma Pesic ma i suoi giocatori a questo punto
vedono solo il canestro, lo puntano tutti come dei forsennati e il più forsennato di tutti è Hawkins. Ma che bella tecnica che ha questo ragazzo, è sempre in equilibrio, è aiutato, come è stato detto più volte, dal suo particolarissimo fisico, ma credo che sia stato aiutato soprattutto negli anni di high school e di college a avere una postura in campo sempre perfetta. Anche in questo caso è entrato in equilibrio perfetto, quindi il tiro sarebbe stato nelle migliori condizioni e quindi il fallo inevitabile. Non per niente è un allievo di coach Sheeney, il coach Santone dell'Università di Temple, ed è anche uno dei tanti che quando vedevano arrivare coach Sheeney per esempio alla mensa del campus, anche se erano a 15 metri di distanza, scattavano come dei 100 metristi per aprire la porta al loro allenatore in segno di totale rispetto. C'è un rapporto pazzesco fra Hawkins e Cini. L'attacco bolognese supera la pressione a tutto campo della Lottomatica, ci sono 14 secondi sul cronometro. Rombaldoni chiuso ancora da Hawkins, lo skip pass questa volta funziona per Bellinelli che batte Righetti ma becca la stoppatona proprio di Hawkins, poi Edney calpesta la linea laterale cercando il contropiede, palla persa per l'uomo chiamato Titti. Qui andiamo a rivedere, perdono, era Tonolli, scusate, l'autore della stoppata precedente, timbra il cartellino visto che almeno una partita la mette. Beh, lui è uno degli specialisti massimi della questione, così come ha dimostrato ancora la sua conoscenza cestistica incredibile Gianluca Basile, che aveva capito dove sarebbe uscita la palla e ha costretto un giocatorino qualunque come Eddie a fare quella infrazione lì. Giocatorino che adesso prova a buttarsi a rimbalzo ma supera la linea di fondo campo con il pallone tra le mani, quindi la rimessa viene affidata nuovamente alla Clima Mio, che nella seconda parte però di questo secondo periodo si è un po' inceppata offensivamente, adesso ha solo 5 punti di vantaggio sulla Lottomatica. C'è una partita tutta da vivere sugli schermi di Sky Sport 2. Hawkins capisce il tentativo di passaggio, Edney parte in transizione, va proprio dal suo numero 7, palla per terra per Hawkins, lo scarico per Tonolli che ha spazio, il tiro da 3 ed è meno 2 per la Lottomatica Roma. Ma voi avete visto cosa ha fatto Hawkins? Arresto, partenza incrociata, arresto dall'altra parte, passaggio a una mano baseball sopra la spalla, roba da svenimento. Veramente straordinaria la transizione guidata da Hawkins, Tonolli in cielo per il rimbalzo, possibilità di pareggio o addirittura di sorpasso per Roma, non c'è il canestro di Tyus Edney, il fallo arriva nei confronti dell'ex Benetton, la spinta è di Marco Bellinelli, terzo fallo per il numero 9 bolognese e questo veramente un guaio per coach Repescia, ci sono tre falli anche per Stefano Mancinelli, ci sono i liberi del pari per Tyus Edney. Beh, un pari che naturalmente Roma si è guadagnato col sudore della fronte e con l'entrata in partita definitiva dei due americani, come dicevamo in sede di pre-partita. Invece per quanto riguarda la Clima Mio è una questione di uovo o di gallina, ovvero sia fin dove non vanno più dentro, come quando c'era Bagaric, e fin dove invece il fatto che da fuori non segnano non riescono più ad andare dentro. 5 su 14 nel tiro da 3, Bagaric 9 punti in 8 minuti e seduto per l'intero secondo periodo di gioco, ancora un tiro da fuori, Basile riesce a recuperare il possesso sul rimbalzo lungo, va da Rombaldoni, ci sono solo 2 secondi di differenza tra il cronometro dei 24 e quello del primo tempo, a spezzare il gioco però arriva il fischio arbitrale, c'è un fallo, Tonolli si infuria con Cicoria, poi ci pensa Taurino ad andare a cercare di calmare il capitano cui è stato assegnato il fallo per queste sportellate con l'Orbeck. Dicevamo in precedenza, Franco, gli arbitri hanno scelto un metro, hanno scelto di essere estremamente punitivi, in questo caso lo hanno rispettato. Sì, ma devo dire il metodo di arbitraggio è costante e continuo e quindi niente da dire su questo, deve essere così sempre, ovvero sia se c'è la mischia devono andare a cercare il fallo anche lì, anche se è più difficile. Devo dire finora assolutamente niente da dire, l'hanno fatto con grande professionalità, naturalmente gli errori sono inevitabili ma la professionalità è fuori di discussione. Ultimi 8 secondi del primo tempo, Tyus Edney in palleggio, in zingarata, canestro pazzesco di Tyus Edney e la Lottomatica che alla fine del primo quarto ma soprattutto nella prima metà del secondo periodo sembrava essere quasi moribonda, ha totalmente
rimesso in piedi la partita. 42 pari fra Clima Mio e Lottomatica, e per quanto riguarda la formazione di Pesi ci sono gli 11 punti di Edni e gli 8 di Hawkins ad aver cambiato la gara insieme ai 7 di Alex Righetti, tutti nel secondo periodo. Per quanto riguarda la Clima Mio, il migliore rimane Dalibor Bagaric con i 9 punti segnati nel primo quarto. Noi adesso ci fermiamo. Parleremo anche di NBA con quanto è successo nella notte in gara 2 a Miami fra i Heat e i Detroit Pistons, poi nuovamente qui per l'intervallo al Paladozzo di... Cioè, è abbastanza spiegabile la cosa, ovvero sia il Bagaric del primo periodo è stato certamente l'uomo d'area che ha eccelso nella partita. Dall'altra parte c'è stato un magma di personaggi che si sono più o meno ben controllati. Invece la percentuale, l'unici tiri da fuori sulla linea, sul lato destro della Fortitudo, mi sembra di poter dire, Vujanić o no in campo, che sia abbastanza una caratteristica, perché il gioco della Fortitudo prevede l'uscita dal doppio e dal blocco tandem, diciamo così, proprio su quel lato. Andiamo dai nostri bordocampisti per sentire che cosa hanno chiesto loro gli allenatori. Come vedete, Pesic ha confermato il quintetto d'inizio partita, ha detto soprattutto con molta più energia. Quando ci abbiamo messo energia in attacco e in difesa abbiamo recuperato la partita. Repes ha fatto discorsi individuali nello spogliatoio e poi ha parlato soprattutto dell'attacco, come chiedeva durante il time out: troppi palleggi, troppo attacco statico. E adesso l'attacco in pochi secondi, è arrivato ad un eccellente tiro con Dalibor Bagaric, primi 2 punti del secondo tempo. Hawkins dall'altra parte batte Cotani, cerca il lob per Halliwell, ma arriva la difesa in stereofonia di Cotani e Basile. Cotani poi un po' in difficoltà sul passaggio del suo capitano. Bagaric con il consegnato per Douglas che torna dal suo centro. Halliwell in questo caso recupera molto bene la posizione, costringe alla forzatura Bagaric, ma Cotani recupera ancora un rimbalzo d'attacco. Simone Cotani, giocatore che doveva essere in panchina quasi solo per onor di firma, sta dando momenti importanti alla propria squadra. Smodic riceve il fischio lontano dalla palla, il fallo è per Wade Halliwell. Beh, cambiata la musica immediatamente con l'ingresso di Bagaric. È anche casuale, voglio dire, la prima entrata di Basile poteva farla anche con in campo non Bagaric, eppure l'ha fatta con lui, passaggio subito canestro. E invece non è casuale, ma è da elogiare il signor Jasmine Repesa, il fatto che Cotani praticamente quest'anno ha giocato a Madrid e la semifinale di playoff, ovvero sì una partita che non contava e quella che conta forse di più della stagione, e la sta giocando benissimo. Il backdoor per Douglas che sbaglia la conclusione, Edney parte a 300, allora Cotani decide di fermarne la corsa, lo costringe al deragliamento con il fallo. Del resto Edney era un tantino aggressivo. Ma questo è un fallo doveroso, l'ha fatto poi con grande onestà sportiva e agonistica, quindi nessun dubbio identi sportivo, però quello che serve per fermare uno dei giocatori più inarrestabili in quel particolare situazione. Edney ancora in palleggio, aspetta l'uscita di Tushek per servirlo. Tushek torna da Tyus Edney che sceglie di andare a destra, si attira addosso tutta la difesa, va da Hawkins, ancora la difesa di Simone Cotani. Mamma mia, che avvio di periodo per Cotani, sta facendo davvero cose clamorose che magari non vanno sullo score ma che stanno offrendo possessi sul rimbalzo d'attacco, possessi sulla buona difesa alla sua Clima Mio. Ma uno dice, ma che strano, e sono sorpreso. Voglio dire, se lui è in campo è perché uno dei più grandi intenditori di basket del continente, ovvero Jasmine Repesa, ha ritenuto opportuno metterlo e sa che ne è degno. Quindi se lo fa io mi stupisco di meno, sono solo contento per lui. Basile va da Smodic, su quale lavora Tushek in un derby tutto sloveno. Douglas pronto il pick and roll con Bagaric, si butta dentro, lo scarico è per Basile che ha spazio per il tiro da tre e anche il tempo per prendere la mira, ovvero invito a nozze. Pronto Halliwell, ma prontissimo Cotani a strappargli il pallone dalle mani. Altra prodezza di Cotani in un momento delicatissimo della partita. Smodic con il consegnato per Basile che manda via il suo compagno. Questa volta è Hawkins a intuire il passaggio ad andare a schiacciare a tutto campo. Questa volta un po' leggibile l'intenzione di Basile. Immagino di sì. Ciò non toglie che ci è voluta una prodezza atletica sul piano, oltre che dell'esplosività, anche della prontezza mentale per recuperare e non far uscire la palla e andare a concludere come ha concluso. Però c'è sempre la complicità degli avversari.
Douglas vede lo spazio, linea in fondo chiusa da Halliwell, ancora le mani veloci di Hawkins che questa volta non perfeziona il recupero ma lascia soltanto 5 secondi alla Clima Mio per chiudere l'attacco. Ecco Tani che si prepara a rimettere in campo Pesic, intanto sta finendo per sedersi sulla nostra postazione per quanto è in tensione. Basile si butta dentro, lo scarico per Cotani, il tiro da tre non va, il salto di Bagaric sulla testa di Halliwell, non vale il canestro di Bagaric ma il fallo di Halliwell viene fischiato da parte degli arbitri. Questo non era suo, sarà anche alto 3 metri, ma non era suo. Ma sai Paola, nel basket moderno con gli aiuti, i cambi, i recuperi, le triangolazioni, non è assolutamente detto che il rimbalzo sia più favorito il difensore, o meglio, dai tempi di Chamberlain e Bill Russell questo non è più vero, è di Jabbar. Ecco, i centri adesso è diversa la cosa. Ancora il tiro dalla distanza per Douglas, peggiorano le percentuali nel tiro dalla lunga per la Clima Mio, 6 su 18 da 3 per la squadra di Repescia. Tušek si fa vivo a rimbalzo d'attacco e arriva per lui il fallo di Mattias Smodis, e per Mattias Smodis è il terzo fallo personale. Dicevamo in precedenza, Smodis dopo un eccellente impatto che l'aveva portato a segnare la sua prima tripla ha preso 2 tiri dal campo, in tutto ha messo 3 punti in 15 minuti. Il secondo fallo davvero gli ha creato qualche problema, forse perché è memore del fatto che nella serie contro Roseto ha patito proprio i numerosi falli commessi. Beh, certo, può essere un piccolo tarlo nella sua mente, però non credo che questo possa inficiarne l'efficienza offensiva, diciamo così. Sono convinto che è anche una questione così contingente, casuale, si sta giocando più da altre parti che non dalle sue e questo lo ha portato a prendere meno tiri, ma basta che la squadra sia efficiente, credo che lui interessi relativamente. Un solo punto di vantaggio per la Clima Mio in attacco con Basile, lo scarico per Cotani che vuole Smodis, trova il fischio da parte di Acchiari, c'è il fallo nei confronti da parte della difesa e fallo che viene speso da Marco Tušek. Abbiamo detto di Mattias Smodis, per quanto riguarda Marco Tušek, 4 tiri dal campo, 0 canestri, quindi non è la serata degli sloveni, evidentemente. No, evidentemente no, è serata per altre nazionalità, però ripeto, sono 2 giocatori che hanno poi le chiavi dei palloni più pesanti, più scottanti, più difficili, quindi è anche giusto che non debbano fare, come si dice, il boia e l'impiccato fin dalla palla 2 iniziale. Cotani sull'errore difensivo penetra e scarica proprio per Smodis, avevamo detto Smodis si accende nei momenti topici della partita e arriva alla sua seconda tripla per il più 4 Bologna. Dall'altra parte Edni di sinistro sbaglia a spazzare il canestro, c'è Bagaric, poi Basile imposta l'azione per la Clima Mio, Edni si arrabbia con se stesso per il suo errore, Righetti cerca di anticipare Ruben Douglas, Basile però capisce che c'è un lato di campo per lui, va al capolinea ma sbaglia, Tonolli a rimbalzo, poi mette palla per terra, si ingambera un po', Cotani ci prova ma commette fallo. È la solita frenesia inevitabile, irrefrenabile, vedete qua, lì basterebbe anche non fare niente, che forse Tonolli se ne esce da solo, però è altrettanto vero che aveva abbastanza la possibilità Alessandro di prendere la palla con 2 mani, quindi un fallo per la verità di tanta generosità quanto anche diciamo così di influenza. Secondo fallo per Simone Cotani che adesso va in difesa su Hawkins, il gioco a 2 con Tušek che prende ancora un tiro dalla distanza e scheggia a malapena il ferro, incredibile serata negativa al tiro per Marco Tušek che ha sbagliato proprio male tutti i suoi tiri. Basile si scaraventa al capolinea, subisce il fallo di Alessandro Tonolli in una lotta fra capitani che lo porterà in lunetta. Ma qui credo che ci sia molto di repesa nell'intervallo perché si sta vulianicizzando mica da ridere il gioco di Basile, ovvero sia sta andando in penetrazione contro Tajus che sappiamo non essere proprio la muraglia cinese, sia da una parte sia dall'altra, naturalmente quando va a destra, al lato destro di Basile, è molto ma molto più difficile per la difesa. Dicevamo che la Lottomatica è una delle squadre che hanno vinto, una delle 2 squadre che hanno vinto qui al Paladozza. Guardate la differenza
per quanto riguarda la squadra romana fuori casa in stagione. Il punteggio ovviamente è quello che mostra la differenza più eclatante. Ricordiamo che questa sera la Lottomatica ha chiuso a 42, quindi è più o meno in media. Il tiro da tre è quasi raddoppiato per quanto riguarda le percentuali e la Lottomatica sta viaggiando con il 38% questa sera. Soprattutto pesa il fatto che il conto delle palle perse e palle recuperate viene pareggiato nelle partite perse, mentre ci sono tre recuperi in più nelle partite vinte da parte della formazione romana. Per il momento la Lottomatica è in media, ma sempre per il momento, nonostante ci siano soltanto 4 punti di vantaggio, la Clima Mio sembra avere quel quid in più. Beh, probabilmente sì, sta facendo qualcosina in più come continuità, direi, a parte un piccolo blackout nel secondo periodo. Però stiamo parlando di una partita in totale equilibrio, con una squadra che ha ormai acquisito una identità, e parlo della Lottomatica, degna del fatto di essere in semifinale. Se uno è in semifinale non c'è mica per caso. E infatti stiamo parlando di una semifinale scudetto, tra l'altro stiamo parlando di una partita, di una sfida che avviene per la quarta volta di fila. Si sono giocate fino a questa sera 11 partite, 9 vinte dalla Clima Mio, 2 dalla Lottomatica, 2 volte ai quarti di finale, 1 volta in semifinale. La Fortitudo ha fatto fuori la Virtus Roma. Evidentemente quando la Fortitudo sente dire Virtus comunque respira un'aria particolare. L'attacco per Roma con Hawkins, sempre Cotani a badare al numero 7 avversario, e finora lo sta facendo molto bene. Edni con lo scarico per Tuscek, che a milioni di chilometri questa volta non può esimersi dal mettere la tripla. Benvenuto Marco. Beh, ma questo è come il tiro che ha fatto il suo connazionale prima, ovvero sia costruito da una penetrazione, prima Cotagna, adesso Edni. Quello che ha fatto Tuscek prima, sbagliato, cortissimo, non so se ricordate, non esisteva proprio come scelta, quindi non c'è da stupirsi. E dall'altra parte però Capitan Basile piazza un'altra tripla per il più 5, Clima Mio. L'attacco di Hawkins, l'arresto e il tiro fra le due linee di difesa. Bagaric si aspettava un terzo tempo, lui si è arrestato su una moneta da un copecco e gliene ha messi 2 in faccia. Meraviglia tecnica, arresto, finta, errore di Gianluca che ha saltato naturalmente, però capita, poi partenza incrociata, arresto e tiro, sospensione morbida. Stiamo parlando di Fioretti. Sì, che in effetti stiamo parlando di capolavori della tecnica, quello che abbiamo appena visto. Adesso arriva anche il secondo fallo per David Hawkins, che però ogni tanto davvero riesce ad illuminare il campo. Bagaric va in lunetta in questa serata, 6° libero per lui, 3 a segno in precedenza, e anche il 6° fallo subito per il centrone di Yasmin Rebesha, che come vedete è tranquillissimo a bordo campo, perlomeno apparentemente tranquillissimo a bordo campo. L'errore di Bagaric, il rimbalzo di Righetti, la transizione per Bonora che chiama lo schema contro la difesa fronte pari della Clima Mio. Seconda volta che Rebesha piazza questa difesa in faccia a Roma. Righetti, senza pensarci, prende il tiro da tre ma lo sbaglia. Douglas cerca di correre, l'intervento di piede veramente alla Beckenbauer di Hawkins ferma il gioco, ma ovviamente porta a riciclare il cronometro. Beh, non so quanto ho voluto, certo che questi sono playoff strani per Alex, al 100% se non sbaglio da 2 e invece da 3 a percentuali non consuete per lui. 0 su 3 dalla lunga distanza per Righetti, 3 su 3 invece da 2, rimangono a terra Tonolli e Douglas, è già dall'altra parte Hawkins a puntare Bagaric, a trovare un eccellente scarico proprio per Righetti, che però non vede nemmeno il ferro col suo tiro. Dall'altra parte Smodish, grande arresto, grande movimento tecnico, poi c'è l'errore ma sul rimbalzo arriva il fallo di Righetti. Devo dire che riuscire a controllare il corpo come ha fatto questo signore in velocità è davvero qualcosa di molto molto notevole. E senza fare infrazione, neanche il sospetto da incutere negli arbitri di un'infrazione, vuol dire padronanza del gioco, degno di un giocatore che ha la tecnica che sappiamo. Però sono
contento di poter dire che questo giovanotto qui, che come si sa è uno dei miei idoli, ovvero sia Ruben Douglas, è entrato molto ma molto prepotentemente in partita. Adesso ha costruito lui questo contropiede, in un certo senso lo ha, anzi non in un certo senso, lo ha concluso, perché ha preso il rimbalzo offensivo con due tiri liberi trasformati. Prima gita in lunette dei 2 su 2 per Douglas, 8 su 13 di squadra per Bologna, 9 su 14 per la Lottomatica, che si trova a dover affrontare ancora una zona. Prova Tuscek ad occupare lo spazio fra le due linee, ma si continua a girare per la linea esterna. Hawkins si butta dentro, lo scarico per un tiro comodo che però non va per Barton. Ancora una volta è Douglas che costruisce, Basile che cerca di finire, arriva il fischio da parte di Taurino, c'è il fallo di Tonolli, andiamo a rivedere qui veramente faccenda ad alta quota, ma la mano mi sembrava sulla palla, andiamo a rivedere, oddio. Francamente non mi sembra che ci sia stato fallo da parte di Tonolli, se la mano sinistra ha poi disturbato Basile, a vedere il replay anche dall'angolazione più utile, diciamo, che però non so se era quella dell'arbitro, intendiamoci, non è sembrato ci sia stato contatto, quindi mi sembra che le rimostranze di Tonolli abbiano senso. E intanto però Basile ne approfitta andando in lunetta a realizzare i punti che portano la Clima Mio sul più 7, 58-51, ancora la zona per Bologna, ancora un attacco che parte dalle linee esterne per Roma con Hawkins che gioca il pick and roll con Tuscek, ma nulla nasce, ultimi 6 secondi e Roma non ha costruito. Bonora prende il tiro, prende il ferro e il terzo rimbalzo è per Douglas, e terza transizione da lui guidata e terza transizione che si chiude bene per Bologna, questa volta la tripla di Basile. Beh, guarda caso, sono tre azioni a zona, due, forse tre rimbalzi di Douglas, tre contropiedi, o transizioni veloci, quest'ultimo è un contropiede che la mano santa di Basile naturalmente ha chiuso come solo lui sa, quindi probabilmente stiamo pronti per un time out di peso. Ed è più 10 adesso per la Clima Mio che sta lavorando immensamente a rimbalzo d'attacco, ancora Douglas che si butta in avanti, arriva il fischio per un fallo in attacco di Ruben Douglas nei confronti di Davide Bonora e quindi c'è la palla recuperata da parte della Lottomatica, un fallo in attacco che viene molto discusso da parte dei tifosi e della panchina bolognese, in effetti un contatto molto molto veniale fra i due, non è che sia stato un impatto così netto. Ma l'ingegner Bonora si era messo nella posizione giusta, lo chiamo ingegnere perché tale è cestisticamente parlando. Quanto poi effettivamente abbia subito l'impatto offensivo di Douglas, purtroppo il replay non ci ha aiutato molto perché non abbiamo visto la dinamica completa della cosa. L'arbitro era lì, perché non dare fiducia a uno che fa quello di mestiere? E fatto sta che arriva il possesso per Roma, Hawkins ci prova dalla lunga e non va, sta cominciando a sporcare le sue percentuali, 4 su 10 totale dal campo per lui, prima tripla comunque sbagliata per David Hawkins, palla a terra per Cotani che vede la linea fondo, apre per Bellinelli, la palla rapida nelle mani di Basile, il tiro da tre sembra destinato ad entrare, così non è, la rimessa viene assegnata alla Lottomatica, momento super delicato della gara, 1:36 alla fine del terzo periodo, 10 da recuperare per la Lottomatica che sceglie di rimettere in campo Sconocchini e Van den Spiegel, un po' di riposo per Hawkins e Tuscek che oltre a questo minuto e mezzo avranno i due che passano fra terzo e quarto periodo per riprendere un po' di fiato. Roma che riparte, ancora la zona ad attenderla, Barton mette palla per terra, va da Sconocchini che ribalta per Bonora, 15 secondi per lavorare a disposizione di Bonora, ancora Sconocchini che torna dal suo play, Barton per Bonora che penetra, muove la difesa, scarica per Barton, l'uscita è efficace nei confronti di Lubos Barton che infatti è costretto ad andare alla forzatura, altro rimbalzo difensivo per Bologna. Dicevamo, Roma aveva lavorato molto bene sui rimbalzi d'attacco nel primo tempo prendendone 10, tali sono rimasti al termine praticamente del terzo periodo di gioco. Smodish, il consegnato di Bagaric e poi c'è il fallo di Van den Spiegel, anche questo consegnato di Bagaric al tagliante sulla linea di fondo
credo di averlo già visto. E adesso è un momento anche semplice, semifinale di playoff. Ha fatto giocate di questo genere su palloni decisivi della, per esempio di Eurolega, ne ricordo uno a Kaunas a favore di Basile nell'ultimo minuto, ma questo vuol dire che prima di tutto è costruito ed è, e questo significa grande lavoro di palestra su questo particolare movimento, e secondo che i giocatori hanno una fiducia cieca in un giocatore che solitamente il centro non si pensa che sia, a parte i fenomeni tipo Kostić o Arvidas Sabonis, dei gran passatori, lui lo è evidentemente. Lo è e viene utilizzato anche in questo senso, 2 su 2 per Bellinelli ed è più 12 per la Clima Mio l'Automatica, che ha bisogno di punti come dell'aria per respirare, ma c'è il signor Simone Cotani che tocca tutto quello che gli passa intorno e ancora una volta sporca il possesso romano, 9 secondi per la l'Automatica. Questa zona ha veramente massacrato il ritmo dei romani in attacco. Barton perde la maniglia, la ritrova contro Cotani, ma il 24esimo secondo scade senza che nulla sia successo. Poi arriva un contatto fra Tonolli e Smodish dopo che il tempo era scaduto. Tonolli finisce per le terre. Mancano 29 secondi e 8 decimi. Ecco qua il contatto, fallo tremendo di Mattia Smodish, ma il 24esimo secondo era già trascorso. È una standing ovation quella che accoglie Bagaric in panchina e adesso si alza la pressione difensiva per la l'Automatica, ultimi 24 secondi del terzo periodo, 17 adesso per la Clima Mio, che ha 12 punti da amministrare per chiudere questo terzo periodo o da incrementare. Basile Smodic esce a portargli il blocco, ultimi 5 secondi, Basile con il passo d'arretramento sbaglia la tripla, Sconocchini ha 6 secondi a disposizione per cercare un tiro, Barton proprio per Sconocchini che cerca Tonolli, il canestro arriva ma non è valido perché c'è il fallo in attacco, attenzione, fallo in attacco, vedete qui la segnalazione di Paolo Taurino, il fallo in attacco è per Tonolli, capitan Basile, ancora una volta c'era lì lui. Eh sì, è lo stesso duello di prima, prima è stato penalizzato Tonolli, probabilmente aveva ragione, adesso è stato tonalizzato ma probabilmente stavolta aveva ragione l'arbitro. 63-51 per la Clima Mio nei confronti della l'Automatica dopo 3 periodi di gioco. Alla fine del primo tempo avevamo parlato di come la l'Automatica avesse già segnato 42 punti ma soprattutto avesse tirato più che discretamente da 3, aveva un eccellente 5 su 12 che corrisponde al 42%, adesso la percentuale è arrivata a 6 su 20, il che significa 1 su 8 nel terzo quarto. Sì, non è un dato secondario, fra l'altro è evidente che la presenza di Bagaric dà un tale lustro al quintetto bolognese, per cui nel primo periodo era più 9, adesso ha preso il più 12 con la sua presenza in campo. E fra l'altro questo tipo di difesa, questa zona qui 2-3, la puoi fare se hai il bombardone sotto canestro, perché se vi ricordate quei rimbalzi strani, se lì c'è il centro che va oltre il ferro con la sua preponderanza fisica, il rimbalzo lo prendi, se è una difesa senza il bombardone il rimbalzo è per gli attacchi. E Alessandro Scipioni, che ha fatto i conti, ci fa sapere che in 5 minuti di zona il parziale è stato di 11-2 per la Clima Mio, quindi veramente un parziale mortifero, e infatti la zona rimane per Repescia, Basile e Bellinelli sulla prima fila, Cotani con Bagaric e Smodic sulla seconda e il primo attacco romano è un'infrazione di passi per un Ugo Sconocchini mai entrato nella partita. Sì, aveva cominciato con molta voglia e anche efficacia, con qualche, mi ricordo, penetrazione, un assist eccetera, poi effettivamente in questa seconda parte di partita forse risente anche dei suoi problemi ben noti, dei suoi problemi fisici. In questa particolare occasione è un errore inaspettato da lui. La sensazione che dà è quella di non sentirsi del tutto sicuro, del tutto confidente in quello che può fare, cosa che invece è Bagaric, che riesce a controllarsi al punto da scaraventare la palla addosso a un avversario per ottenere la rimessa con 5 secondi sul cronometro. Basile
chiama Smodic per il tiro da tre. Il tiro per la verità non vede nemmeno il ferro. Cotani non si avvede del fatto che non ci sia stato il tocco del ferro, o quantomeno ritiene che invece tale tocco ci sia stato. Si riallarga per riaprire l'azione. Ovviamente il 24esimo secondo scade, palla persa per la Clima Mio, e si può tornare in attacco sull'altra metà campo per una Virtus Roma che ha totalmente perso il ritmo del proprio gioco, anche per esempio con Tyus Edmi e David Hawkins. Ancora Sconocchini con lo scarico per Righetti contro Cotani, passo stoppata di Simone Cotani. Franco, però il monumento equestre va fatto al numero 7 della Clima Mio per il secondo tempo. Assolutamente, una cosa tanto inattesa quanto della quale ci felicitiamo. Abbiamo detto già prima, ce lo ricordiamo in una partita a Madrid, ultima di prima fase di Euroleague, stiamo parlando praticamente dell'autunno del 1961, in cui giocò bene, poi naturalmente ha avuto i problemi fisici che sappiamo tutti, e adesso viene ripresentato, guarda caso quando manca Vujanic, quindi sa bene ripesare le cose, e guardate che rendimento che ha, vuol dire che il ragazzo è serissimo e che malgrado tutto ha lavorato benissimo tutto l'anno. Il tiro da tre con spazio per Basile, un invito a nozze ed è più 15 Clima Mio, ma soprattutto è rottura straprolungata per la Lottomatica che non riesce a venire a chiave di questa zona fronte pari che sta facendo dannare gli attaccanti romani. Edni schiaccia a terra, poi riceve nuovamente il pallone, va via a Belinelli, Belinelli cerca di cacciargli il pallone da dietro e commette fallo. A questo punto però la sensazione è ok, c'è l'iniziativa di Edni, vediamo cosa fa Edni, c'è l'iniziativa di Sconocchini, vediamo cosa fa Sconocchini, ma non sembra esserci un gioco di insieme contro questa benedetta zona. Cioè la zona la puoi attaccare in due modi, o con la penetrazione come sta facendo Roma, oppure muovendo la palla da un lato all'altro. Però se tu pensi solo all'uno o all'altra cosa delle due, senza pensare che viene a fare anche dei panieri, ovvero sia tirare con convinzione, con tranquillità, con sicurezza, non serve uno o l'altro attacco. Ho l'impressione che Roma stia pensando a quello, più che a attaccare senza stare a diventare armati su quello che stai facendo di schema o mica schema. Beh, ci sono anche molti allenatori che sono convinti che la zona vada attaccata come si attacca la uomo. No, perché no? Perché no? Il problema non è lo schema, il problema è il concetto d'attacco, ovvero sia non è quello che è scritto sulla lavagna, è quello che hai nella testa. Se la testa è c'è un buco, vado, oppure non c'è un buco, passo, allora che sia uomo, zona, donna o altri sessi non cambia niente. Si parlava nel prepartita della panchina corta della Clima Mio. Ops, c'è anche Stefano Mancinelli, non ce lo ricordavamo più, ma lui c'è, e come se c'è, perché ha fatto un primo tempo strepitoso. Adesso i fischi che sentite sono indirizzati a Ugo Sconocchini, che è andato a commettere un fallo piuttosto determinato nei confronti di Gianluca Basile, e all'argentino questa sera il pubblico bolognese non ha intenzione di perdonare alcunché. Richiamato in panchina Dalibor Bagaric, torna in campo Erazem Lorbek, quasi una sovrabbondanza nei lunghi questa sera per Repescia, che ha potuto ruotare tutti i suoi uomini e ha avuto comunque apporto da tutti. Basile in palleggio, proprio grazie a Lorbek passa la metà campo e comincia l'azione d'attacco della Clima Mio. La palla a terra di Belinelli, la riapertura per Mancinelli che ha lo spazio ed è tripla. A proposito di mettere gli spazi in transizione o contro la difesa schierata, però comunque di lavorare con lo spazio. Beh, ma questi due ragazzi sono entrati adesso, uno adesso sicuro, Mancinelli, che è quello che ha messo la tripla, quell'altro forse è un'azione prima, adesso non ho presente l'esatto secondaggio, però questi hanno 20 anni, 21, entrano in semifinale dopo minuti e minuti di panchine e ti presentano una robina del genere, voglio dire, siamo alla standing ovation per loro due. Ne ha 32 invece Tyus Edni, che cerca in qualche modo di tenere in piedi la Lottomatica. Sono sempre 15 però i punti da recuperare, però recuperata la palla da Sconocchini che parte in contropiede, cerca e trova Tyus Edni, subisce il fallo di Gianluca Basile, non vale ovviamente il canestro di Edni. Nel frattempo Basile deciso a non far arrivare alla capolinea il suo avversario, ecco qui va a cercare a trovare il contatto.
usa le braccia e non le gambe, quindi il fischio arbitrale ci sta, anche perché il tutto avviene con grande facilità. Però dicevamo in precedenza, Franco, parlavamo di spaziature nell'attacco della Clima Mio, che come vedete si prepara anche a far rientrare Ruben Douglas. Andiamo proprio a rivedere l'azione in questione di quell'attacco bolognese con l'aiuto della nostra lavagna. Il movimento dell'attacco, come vedete, i giocatori bolognesi comunque rispettano degli spazi, occupano molto bene gli spazi che ci sono nel campo per potersi eventualmente muovere quando serve. Poi la palla per terra per Bellinelli, guardate qua, tre difensori della Lottomatica si avventano su Bellinelli e perdono completamente di vista Mancinelli sull'altro lato del campo. A questo punto per Bellinelli lo scarico è poco più di uno scherzo e per Mancinelli c'è lo spazio e il tempo per la tripla. Beh, lì evidentemente c'è stato un malinteso difensivo, certamente il piano difensivo di Pesic prevede uno dei due, non sappiamo chi onestamente, se l'uomo del post alto oppure l'uomo del lato debole, dell'ala del lato debole, deve andare su quella penetrazione, al di là del fatto che non devi concedere la penetrazione, ma questo si sa. Evidentemente uno dei due ha sbagliato e questo però ha concesso una cosa comunque non facile, perché Mancinelli ha raccolto in condizioni di traffico e ha fatto un gran passaggio. Ed è entrato, come pensavamo, Ruben Douglas per la Clima Mio. Sentiamo i nostri bordocampisti. E non per niente Franco Casalini è stato un grandissimo allenatore, perché esattamente le parole di Pejic sono state: non importa il sistema che giochiamo in attacco contro la zona, se c'è una penetrazione da prendere dobbiamo prenderla nel buco, se c'è un tiro da tirare è un tiro da tirare in maniera decisa, sempre nel buco della difesa. Non possiamo giocare uno contro quattro senza prendere un blocco. E Repesh deve aver sentito Pesic, perché ha cambiato la difesa, si è messo a uomo. La brutta notizia per la Clima Mio è che Simone Cotani è tornato in panchina, ha accusato dolore muscolare alla coscia, il suo solito dolore, sembra non abbia preso un colpo ma abbia accusato improvvisamente dolore, adesso ha il ghiaccio sulla gamba. Oi oi, questa veramente può essere una brutta notizia per la Clima Mio, brutta notizia invece per la Lottomatica il fatto che sia stato fischiato su questa azione di Alex Righetti il fallo in attacco del numero 9 romano. Sembrava essere entrato in partita nella fase centrale della gara, poi è nuovamente imploso. Primo piano meritatissimo comunque per Simone Cotani, sportivamente ci auguriamo che nulla sia successo alla sua muscolatura. Nuovo attacco per la Clima Mio, Edni a lavorare contro Basile, Mancinelli davanti a sé a Righetti, mentre Di Renci che Barton a prendersi cura linee esterne per l'attacco bolognese, il blocco per la ricezione di Basile, il tiro questa volta va corto, rimbalzo per Sconocchini, Edni può guidare la transizione per i suoi, rientro adeguato della difesa e a accoppiamenti altrettanto adeguati per la Clima Mio, il tiro dalla lunga non va per Rancic e quindi il rimbalzo è offensivo per la Lottomatica. Tušek ci prova, non va, e questa volta Rancic riesce a recuperare il rimbalzo difensivo e a concedere un nuovo possesso alla sua Clima Mio, che a questo punto può anche cercare di andare un po' in amministrazione controllata sul più 15. Ma in modo subliminale credo che Repesa lo stia facendo, stia già pensando in un certo senso a gara 2, l'uscita di Bagaric, l'alternanza che sta dando, stando molto attento naturalmente alla partita. Stiamo parlando di, è vero, di 17 punti, ma 5 minuti e mezzo nel basket sono una vita, però in qualche modo credo che il messaggio sia quello: cerchiamo di portare in porto questa per come sta andando e poi pensiamo a gara 2. E in precedenza avevamo visto la grafica delle vittorie esterne di Roma dicendo che c'era una grossa differenza nel tiro da 3, 40% quando la squadra vince e 28% quando la squadra perde. Ebbene, nel tiro da 3 al momento la Lottomatica ha esattamente il 28%, con 7 su 25 aumentati a dismisura i tentativi dalla lunga distanza per la Lottomatica, che non è più riuscita a differenziare il proprio gioco e a usare la zona pitturata. Righetti cerca di alzare il ritmo, Edni per Sconocchini che però non punta Basile, si lavora ancora contro la difesa schierata, Tušek vuole farsi vedere ma Barton sceglie la linea di fondo. Molto farraginosa l'azione dell'ex di turno, eccezionale la stoppata di Mancinelli. Beh, come sempre ha messo le mani nel momento giusto al posto giusto, certamente il movimento può anche essere suscettibile di dubbi, però il movimento è stato perfetto sul piano atletico.
La parata di Barton simile a quelle con cui Dudek ha spento gli entusiasmi milanisti nella serata di ieri. Lo skip pass per Tušek, il tiro da tre, niente da fare, continua a litigare con il ferro Tušek. Sconocchini a rimbalzo d'attacco mette il punto numero 56 della sua lottomatica, sempre più 15 però per la clima mio che vede il primo traguardo avvicinarsi. Però attenzione, perché di striscioni prima di parlare di finale bisogna attraversarne tre. Beh, certamente, ma devo dire 15 punti in 3 minuti e 50 richiedono praticamente un'impresa non comune, soprattutto dati i presupposti di questa sera, non i presupposti delle squadre. Però sai, qui c'è in campo adesso c'è Hawkins, Edney, sono capaci di tutto nella vita, quindi l'attenzione di Bologna è sempre al massimo, così come invece Roma deve giocare e finire come ha cominciato, cioè bene. 6 su 15 da 3 per Gianluca Basile, 23 punti per il capitano che aveva iniziato malissimo dal punto di vista delle percentuali di tiro e adesso sta raddrizzando anche quelle, sostanzialmente un solo tiro da 2 per lui e poi soltanto da oltre la linea dei 6,25 metri. Un'altra giornata in ufficio comunque per Gianluca Basile, che ha anche 4 assist e 8 falli subiti, dicasi 8, una cifra veramente clamorosa. Gianluca Basile, di lui si è scritto di tutto, proprio perché con la sua 67esima presenza nei playoff diventa il numero uno in maglia Fortitudo, è anche presente praticamente in tutte le classifiche della storia dei playoff, dagli assist ai recuperi, ai punti, alle presenze, a qualunque cosa riusciate a pensare. Un giocatore di grandissima esperienza, ma soprattutto un giocatore che ha un cuore che fa provincia. Guarda, se sarà bioeticamente possibile, vorrei fare un referendum per la clonazione di Basile, di quelli come lui, perché sono i giocatori che fanno il basket, ovvero sia che fanno lo sport che amiamo di più, sono quelli, gli interpreti più completi. Ed eccolo in palleggio contro Giacchetti, che assaggia per la prima volta il parquet della Paladozza, il pick and roll con Lorbe che sbaglia, poi salta troppo Rancic per andare a rimbalzo e non riesce a impossessarsi del pallone. Roma giustamente deve continuare a giocare la propria partita e non pensare a gara 2, che ricordiamo si giocherà al Pallalottomatica domenica a partire dalle 20:15, la diretta su Sky Sport 2, già 8.000 i biglietti venduti, vendita aperta solo dalle 10 di questa mattina. Altro recupero per la clima mio, il contropiede di Douglas, la palla balla per un quarto d'ora sul ferro, poi trova il fondo della retina e questo potrebbe davvero essere il canestro del KO per la clima mio, vicinissima alta vittoria in gara 1. Lo sente anche il pubblico che si alza in piedi ad applaudire i giocatori in maglia bianca. Conocchini va da Tonolli, Giacchetti non riesce a ricevere, deve allontanarsi per farlo e prendere poi il tiro allo scadere dei 24, terza infrazione di 24 secondi per la Lottomatica. Dicevamo, la clima mio è sostanzialmente vincitrice di gara 1, però la sensazione è che questa sarà una serie molto lunga, Franco. Ma guarda, è abbastanza, diciamo così, non dico simile perché è stata molto più dura che non gara 1 fra Treviso e Milano, però vive di un momento della partita, ovvero sia il terzo quarto, ancorché la differenza sia stata minore che a Treviso. Sono sicuro, per esempio, tornando a quello che ci interessa, che adesso l'attacco alla zona Pesic in 2 giorni lo mette a posto, quindi quella particolare arma potrà non essere così decisiva come invece si è rivelata stasera. Quindi se fossi in Roma, naturalmente, come sarà, non sarei così, diciamo così, demoralizzato. E intanto Van der Spiegel va a segnare in contropiede da Sconocchini, Lottomatica che rimane con la testa sulla partita e Piazza che assaggia il clima dei playoff, dove potrebbe essere effettivamente chiamata a dare il suo contributo in contumacia a Vujanic. Eccolo qui che sfrutta il blocco, poi cerca lo scarico per Lorbeck, ma il passaggio
è un po' troppo indietro per il suo compagno di squadra e adesso va anche a pressare su Giacchetti, il giovanissimo Piazza che fa il suo esordio in questa serie di playoff. Giacchetti si butta dentro, arriva la stoppata di Rancic, ma arriva anche il fallo di Rancic. Sì, ha esagerato naturalmente, nessuno ha richieste particolari, diciamo così, o proteste o okay, che, perché la partita ha ormai avuto un suo senso. Siamo curiosi e contenti di rivedere Piazza, di cui abbiamo avuto la fortuna di assistere al primo canestro europeo della sua vita proprio in quella partita di Madrid in cui eccelse anche Cotani, quindi forse c'è un parallelismo in questo. E per Alessandro Piazza nei quarti di finale contro Roseto soltanto un'apparizione con due punti, 1-1 da 2 per lui in 4 minuti di impiego. Eccolo qua in palleggio, cerca ovviamente di far trascorrere il tempo sul cronometro, poi Douglas non riesce a ricevere e la rimessa viene affidata alla Lottomatica, Lottomatica che ha messo 28 punti nel, scusate, 18 punti nel secondo tempo dopo averne segnati 42 nel corso dei primi 20 minuti. Adesso c'è la palla alzata per Van den Spiegel, pregevole l'esecuzione, ma comunque ormai i buoi sono ampiamente scappati per la squadra di Pesic che si è veramente bloccata nel terzo quarto causa zona clima mio e, come dicevamo, ha visto interrompere il ritmo della partita che era riuscita a prendere nel secondo periodo. Tonolli si avventa sulla palla e anche verso il canestro, ma ancora voglia di difendere Mancinelli per stoppare e anche Lorbeck riesce a fermare Ugo Sconocchini. Mancinelli dall'altra parte vuole mettere il punto esclamativo, non va con la schiacciata ma va comunque con il layup a mettere il punto numero 11 della sua partita. La schiacciata di Tonolli invece significa quinto punto per il capitano, finisce la partita e la Clima Mio si aggiudica la prima puntata della serie di semifinale. 78-78, 64-64 il risultato finale, 23 punti con 6 su 15 e 9 falli subiti per uno straordinario Gianluca Basile, 6 punti per Mattias Smodis con soltanto 4 tiri dal campo, 11 punti con 7 rimbalzi per Dalibor Bagaric che sta diventando sempre più utile per la sua squadra. Dall'altra parte i 14 di Ultaius Cerny scomparso dalla gara nella seconda parte, i 12 di un David Hawkins che ha contribuito soltanto in un punto preciso della gara. Thomas Van den Spiegel, se non altro la soddisfazione di essere tornato a giocare realmente una partita della Lottomatica. Thomas Van den Spiegel ai microfoni di Pietro Connaro.